Abbiamo voluto fare una presentazione di questo tipo per portare un po' dei casi pratici. Allora, la parte, diciamo così, accademica dell'argomento è molto ben sviluppata. L'intervento dell'ingegner Peloso è stato molto apprezzato da me, credo, da tutta la platea. Quindi volevamo un attimino con questa presentazione fare un minimo di richiamo normativo a quello che è stato l'evoluzione delle normative riguardo alla progettazione degli elementi non strutturali degli impianti, quindi soffermarci un po' su questo riepilogo, spiegare un po' noi in società come Jacobs come vediamo la tematica e come tendiamo ad applicarla all'interno delle nostre progettazioni e poi farvi vedere degli esempi installativi nei vari step di evoluzione delle norme. Quindi far dimostrare un po' che i tempi stanno effettivamente cambiando, la sensibilità man mano inizia a crescere, sia da parte della platea più tecnica, quali siamo noi, professionisti, progettisti, eccetera, ma molto anche dei clienti, che sono forse la parte predominante all'interno di un elemento di questo tipo. Piccolo richiamo, punto 7.2.4 dell'NTC 2018 è uno dei primi punti dove si inizia a parlare dal punto di vista normativi della progettazione degli impianti, degli elementi non strutturali. Quindi c'è stato fatto un richiamo dal legislatore, bisogna iniziare a pensare anche alla progettazione antisismica di quelli che non sono gli elementi strutturali portanti di tutti i nostri edifici. Perché? Perché l'impianto comunque è una cosa che serve all'edificio. In tanti edifici ci sono impianti che servono alla sicurezza intrinseca dell'edificio stesso. Quindi, perché non doverlo progettare anche lui con gli stessi criteri con i quali si progetta un edificio? E quindi l'NTC 2008 forse sono stati il primo impulso grosso che è stato dato. Il secondo è l'NTC 2018, dove è stato dato un ulteriore impulso, dando però categorizzando molto di più le responsabilità. Infatti, in questo caso, la 2008 sancisce di fatto la progettazione antisismica di elementi strutturali ed impianti. Però lascia un po' di confusione sui ruoli, non dice chi deve fare che cosa, come, perché. No, il come sì, perché dà le formule. L'NTC 2018 chiarisce bene i ruoli all'interno del processo, perché sono equamente divisi tra un progettista delle strutture, tra il produttore e l'installatore, rimane incertezza sulla necessità del deposito al genio civile di questa progettazione e di tutte le cose correlate. In genere, esperienza propria nostra in società, generalmente tendiamo a risolverla tra la direzione lavori e il collaudatore, si definisce meglio cosa va depositato, in che termini e come, anche chiaramente avendo colloqui con i funzionari del Genio Civile e via di conseguenza. A questo punto cosa succede? Ci siamo trovati all'interno della società nostra, la società che oggi io qua rappresento, a dover capire come muoverci. Noi all'interno della nostra società progettiamo sia edifici, diciamo building, li chiamiamo così perché sono edifici per uffici, logistica, headquarter, che stabilimenti di produzione farmaceutica, industriali, con all'interno apparecchiature di processo farmaceutico, se volete anche abbastanza particolari e costose, tra l'altro. E soprattutto utilizziamo generalmente una tipologia di progettazione che è fast track, nel senso che, come ben sapete, tutti i clienti appena hanno un permesso di costruire, il giorno dopo vorrebbero aprire l'edificio, vorrebbero mettere in funzione l'edificio. Quindi quello che tentiamo di fare abitualmente è di sviluppare con i dovuti tempi la progettazione parallelamente più o meno allo sviluppo di cantiere, facendo appalti separati e non dovendo ricorrere al classico general contractor. Perché ricorrendo al classico general contractor uno avrebbe il tempo di progettare tutto il suo edificio, tutta la componentistica, dare i punti fissi e via dicendo. Noi generalmente sviluppiamo il progetto invece, come ho detto prima, per step e quindi dovendo arrivare a definire all'interno del progetto un qualche cosa che
legata alla progettazione degli impianti e delle strutture secondarie, abbiamo pensato di fare una procedura nostra interna dove diamo agli appaltatori che poi parteciperanno alla progettazione costruttiva e la costruzione effettiva in cantiere, dando tutte le informazioni generali del progetto, tutte le indicazioni progettuali che a loro possono servire per sviluppare tutto il sistema che loro devono sviluppare, perché l'installatore, come dice l'NTC 2018, non vedo il coso, vabbè, la progettazione antisismica degli elementi di alimentazione e collegamento è responsabile l'installatore. Quindi abbiamo fatto questa procedura nostra interna dove diamo agli appaltatori quelli che sono i dati di input che loro devono prendere per la calcolazione degli elementi che devono progettare loro per il sito. Gli forniamo una casistica, la tipologia suddivisa delle tipologie di staffaggi che devono essere, ripeto, calcolate sull'edificio, degli esempi tipici di quello che noi ci aspettiamo poi di ritrovare. Questo per quale motivo? Per due motivi sostanziali. Nel momento in cui si parla di un edificio, passatemi il termine semplice, un edificio a uffici, dove io vado a installare degli elementi secondari, quali controsoffitti, per esempio, o pareti mobili, ormai la maggior parte dei prodotti in commercio hanno anche la, diciamo, categoria antisismica. Perché? Perché è un elemento standard, ha già superato dei test, a seconda del tipo di installazione e via di conseguenza. Quando invece ci ritroviamo in ambito farmaceutico, dove per esempio abbiamo dei controsoffitti che molte volte i clienti ci richiedono calpestabili, perché? Perché l'edificio ha la necessità di fare delle manutenzioni alle apparecchiature secondarie, per esempio le lampade, mantenendo l'operatività della gente al di sotto. Ho la necessità, per esempio, in questi controsoffitti di installare delle apparecchiature che sono a supporto delle apparecchiature di processo e hanno dei pesi particolari. Ci ritroviamo di fronte a dei casi dove anche il semplice controsoffitto diventa un vero e proprio piano di lavoro e quindi con dei carichi che deve rispettare, delle azioni che deve rispettare e quindi una soluzione non proprio standard da questo punto di vista. Diamo queste indicazioni anche perché poi definiamo all'interno dei nostri progetti che sono ormai sostanzialmente in BIM quelli che possono essere le problematiche di controventatura di certi elementi, quali gli impianti e i controsoffitti, fondamentalmente per fissare gli ingombri. Ci siamo ritrovati tante volte a demandare questa tipologia di intervento alla fase di cantiere e ci siamo ritrovati ad avere delle problematiche, non tanto in termini ingegneristici, che poi la risolviamo, ma fondamentalmente in ordine di tempo. È stato speso magari tanto tempo per coordinare le diverse teste che purtroppo c'erano all'interno del cantiere. Ci capita di fare, soprattutto in ambito farmaceutico, tantissimi appalti differenti, clean piping, black piping, una formulazione tutta particolare, all'interno magari della stessa stanza, che magari può essere grande come questa sala, che non è piccola, però c'è il rischio di avere quattro appaltatori diversi, quattro teste diverse che a un certo punto partoriscono un sistema che è sempre giusto perché deriva dai calcoli, però con quattro cose diverse. C'è successo in alcuni ambiti di avere un classico sistema di staffaggio tipico ILTI fino a un certo punto e dall'altra parte fatto con dei classici profili metallici, IPE, eccetera. Corretti tutti e due per l'amor del cielo, però anche presentarsi all'interno di una stanza e vedere, passatemi il termine, una scarpa e una ciabatta o due cose molto diverse, era molto difficile. E soprattutto il coordinamento di quegli spazi all'interno di un unico edificio, di un'unica stanza,
era molto difficile. Aggiungendo anche il fatto che ormai gli spazi nei controsoffitti, perché i clienti sono sensibili anche a quello, diminuiscono sempre di più, il cercare di fare una progettazione integrata fin da subito che ci permetta di risparmiare poi tempo sull'esecuzione in cantiere è una cosa che abbiamo visto che, un po', che ci ha aiutato parecchio. Quindi già iniziare in fase progettuale, benché non sia un nostro vero e proprio compito legislativo, però iniziare a fissare, dare dei paletti in maniera tale che questi paletti permettono agli appaltatori di muoversi in un certo modo, stiamo vedendo che ci sta aiutando parecchio. Soprattutto, ripeto, le perdite di tempo in cantiere abbiamo notato che non ci sono quasi praticamente più, ecco. Adesso volevo darvi qualche esempio. Allora, questo è un edificio di quelli che noi mettiamo nella categoria building, era un centro commerciale, però fatto prima dell'NT 2008, pardon. Si vede un po' poco probabilmente qui, però la supportazione è ancora di quella classica, le classiche pendinature, benché i tubi rossi che vedete sono dell'impianto antincendio, quindi un impianto vitale, diciamo così, perché qualsiasi edificio. In questo caso tutto supportato in maniera, l'abbiamo chiamata classica perché anche questo è un edificio ante 2008, però un edificio farmaceutico. Allora, si vede già una presenza maggiore di impianti, di canalizzazioni, anche qui c'è lo sprinkler con tutti i rimandi sotto per le varie altezze, canaline elettriche, eccetera. Anche in questo caso, comunque, la supportazione era ancora di tipo classico. Tutti e due questi esempi sono in Italia. Prima non ho aggiunto che noi operiamo sia in Italia che all'estero. Questo è un classico controsoffitto invece. Cartongesso, anche qui ci sono delle diagonali, ma non sono di controventola, semplicemente il fatto che in questo punto il controsoffitto aveva un taglio circa 45 gradi perché doveva raccordare dei lucernari. Anche in questo caso la supportazione è chiaramente classica, il classico pendino, barra filettata e via andare. Interregno, chiamiamolo così, tra NTC 2018 e NTC 2008. In questo caso la scelta che noi abbiamo fatto all'interno della società, vista anche un po' la, diciamo, confusione di ruoli, eccetera, è stato quello di cercare il più possibile di sfruttare le strutture dell'edificio che già erano progettate sismicamente per la supportazione di impianti. Questo è un esempio di una casa farmaceutica non in Italia, all'estero, però in una zona sismica molto, molto tosta, diciamo così, dove in questo caso gli impianti rivestivano un qualche cosa molto particolare perché è una casa di produzione di biotecnologie, impianti c'è. Acqua purificata, vapore pulito, magari anche ad alta pressione, antincendio. Un fuoriservizio di un impianto di questi, di un impianto certificato farmaceutico, non è semplicemente cambio il tubo e posso ritornare in operatività. Vuol dire cambiare il tubo, riqualificare l'impianto, riconvalidare tutto l'impianto, i processi informatici. C'è il rischio che per un tubo partano 3-4 mesi di fermo impianti. Allora, in questo caso ci sono due foto, questa e quest'altra. Questa era la struttura principale dell'edificio dal quale abbiamo ricavato tutti i bracci dove fare i punti fissi per tutta la parte impiantistica particolare. Dopodiché arriviamo ai tempi di oggi, post NTC 2018. Anche questo è un intervento di un edificio di produzione farmaceutica dove la parte impiantistica, queste sono le campane dello sprinkler, se non ricordo male, sì, di tutto l'impianto di alimentazione dell'antincendio, tutto calcolato, staffato sismicamente ai punti fissi dell'edificio con braccetti, diagonali e via di conseguenza. Anche questo, tutta una parte di controsoffitti integrati con
con tutta una struttura integrata in quello che è tutta la supportazione della parte impiantistica. Si vedono bene le diagonali in alto vicino ai canali, di tutti gli elementi, della struttura principale. E questo è un altro esempio di come vengono fissati i controsoffitti. L'immagine sotto l'avevo già utilizzata per la pagina iniziale della presentazione, e anche questa è tutta la selva di controsoffitti. L'immagine in alto a sinistra è anch'esso uno stabilimento farmaceutico, altezze contenute, spazi pochi, e lì abbiamo avuto un po' di problemini per riuscire a far stare tutto dentro, però comunque alla fine ci siamo riusciti, piena collaborazione da parte delle aziende. Tante aziende iniziano ad essere molto sensibili a questo, secondo me anche dovuto al fatto che la promozione di interventi come questo facilitano la comunicazione tra professionisti, aziende, i clienti soprattutto. Qualche anno fa si parlava con i clienti, supportazione antisismica, no, ma costa tanto, l'impianto mi costa il doppio. A un certo punto gli abbiamo fatto capire che non è proprio così, però messi di fronte a un fermo impianto di un certo tipo, anche loro iniziano a diventare molto più sensibili a questo punto di vista. L'immagine a sinistra è un quadro elettrico. Prendevo spunto uno dalle ultime immagini che aveva fatto vedere l'ingegnere prima. Questo è un quadro elettrico di un'apparecchiatura molto particolare che abbiamo dovuto installare in uno stabilimento farmaceutico perché a servizio di un liofilizzatore. Gli liofilizzatori sono quelle macchine che fanno diventare un farmaco polverina per essere conservato più a lungo, eccetera. Sono macchine che costano tantissimo, ma veramente, veramente tanto. Il fermo macchina, il fermo di un quadro di quello che fa saltare un batch di produzione, dove magari ci sono dentro 2-3 mila fialette alla volta, sono tanti soldi. E in questo caso, installazione diagonali sul quadro elettrico, perché in quel caso il cliente sensibilissimo non si poteva permettere di avere un fermo di produzione. Questa è un po' la nostra testimonianza. Stiamo notando, forse siamo fortunati perché rappresento una società di ingegneria abbastanza grande nel mondo che ha a che fare con dei clienti a volte per il momento si chiamano illuminati. Ne parlavamo anche alla Fire Safety Academy quando si parlava di alcuni clienti che non volevano assolutamente avere installati nel proprio edificio certe tipologie di materiali perché potevano essere dannosi per questioni di protezione al fuoco, eccetera. Oltre a questo, certi clienti iniziano a essere molto sensibili, fortunatamente, a questo. Il nostro impegno c'è sempre. Noi partiamo con un progetto, non dico che è la prima cosa che facciamo all'atto della partenza del progetto, o quasi, quando si fa il kick-off meeting col cliente, è sedersi a tavolino, a parte quello che impone la normativa, la regola per gli edifici, era ok, su quello che non è struttura, qual è la linea che volete tenere? Noi proponiamo questa, perché secondo noi è il giusto. Ci vieni dietro o vuoi qualcosa di diverso? O vuoi di più? Alcuni possono anche dire no, io voglio tutto che non si rompa mai. Poi sarà un po' difficile. Però stiamo vedendo che più passa il tempo e più queste cose iniziano a essere digerite bene nei confronti da parte di tutti, ecco. Quindi questo è quanto. Spero di essere stato esaustivo. Forse ho finito anche prima.